Buonasera a tutti. La conferenza di oggi è la quinta del ciclo Italiani Brava Gente ed è sull'occupazione italiana dei Balcani. I relatori sono Giancarlo Restelli e Antonio Barberini, già conosciuti al nostro pubblico, e Gianguido Manzelli, che per oltre 40 anni ha insegnato all'Università di Pavia materie come linguistica generale e fonetica, filologia, lingua e letteratura ungherese, civiltà ungherese, filologia ugro-finnica, filologia slava, ed è autore di numerose pubblicazioni su questi argomenti ed è particolarmente esperto su questioni balcaniche, slave, eccetera. Anche questa volta abbiamo una larga adesione, amministrazione comunale di Castellanza, Sempione News, Antia Varese Casalto Stirlengo, Cooperativa Achille Grandi di Racci Brianza, La Sinistra Legnano in Comune, Eco Istituto della Valle del Ticino, Un'altra Storia Varese, Le Ampi di Castellanza, Castano Primo, Bareggio, Olgiate Olona, Canerrate, Casal Pusterlengo, Caronno Pertusella, Lonate Ceppino, Inveruno, San Giorgio Sulegnano, Turbigo, Vanzaghello, Rescaldina, Coordinamento Ampi del Magentino e l'Istituto Calogero Marrone, sezione di Varese. Come al solito, chi vuole porre domande può mandare Filippo Buonarroti, l'indirizzo è info@centrofilippobuonarroti.com. E ora per l'introduzione la parola a Giancarlo Restelli. Bene, buonasera, grazie Riccardo, buonasera a tutti voi e grazie per la vostra partecipazione. Un mio ringraziamento va a tutte le associazioni che hanno aderito a questa serie di incontri dal titolo Italiani brava gente, naturalmente con il punto di domanda. Si tratta di un percorso tra i maggiori crimini del colonialismo italiano e del fascismo, a partire da Adua 1896, l'Italia ancora liberale, fino ad arrivare alla fine del secondo conflitto mondiale. Questa sera è il quinto incontro organizzato dal Centro Filippo Buonarroti di Milano ed è dedicato, come avete sentito, ai crimini di guerra italiani nei Balcani nel periodo che va dal 41 fino al 43. Ricordo brevemente i precedenti incontri. Il primo verteva su alcuni momenti del colonialismo italiano, dalle origini fino alla giolittiana, diciamo, guerra di Libia. Il secondo incontro invece voleva analizzare quanto era accaduto al tempo della conquista dell'Etiopia. Siamo, come sappiamo, 35-36, dando spazio però al peggiore crimine del colonialismo italiano, ovvero il massacro di Debre Libanos del maggio del 37. Il terzo incontro era dedicato invece ai bombardamenti italiani sulla Catalogna e in particolare su Barcellona durante la guerra civile spagnola. Il quarto al ruolo degli italiani nella deportazione degli ebrei italiani ad Auschwitz. Concluderemo questo ciclo l'11 giugno, quindi fra poche settimane, con la presentazione di un libro di Anna Di Sapio e Marina Medi che ha lo stesso titolo del nostro ciclo di incontri, Italiani, brava gente. Per quanto riguarda il tema di questa sera, mi limito a segnalare alcuni storici che hanno analizzato a fondo il tema dei crimini di guerra nei Balcani. Rodogno, Di Sante, Focardi, Rochat, Mantelli, Pupo, per non dimenticare gli storici sloveni. Cioè, in sostanza, negli anni, oppure meglio nei decenni, è stato fatto un puntuale e approfondito scavo della documentazione esistente, con ottimi risultati a livello di ricerca. Un ultimo lavoro nato su questi temi è una mostra online curata da alcuni tra i maggiori storici, tra i quali Raul Pupo e Paolo Pezzino. Ecco, se riesci, Riccardo, facciamo vedere il link della mostra. Il titolo è A ferro e fuoco, l'occupazione italiana della Jugoslavia 1941-1943. Sono sicuro che alcuni di voi già sanno, ecco, di questa mostra che è stata presentata. Ci sono già diversi video
su YouTube. Ecco qua, questa diciamo, è l'immagine principale con il professor Raul Pupo dell'Università di Trieste, direi una vera e propria autorità in materia. È una mostra, ripeto, a ferro e fuoco, l'occupazione italiana della Jugoslavia 1941-43, nata per ricordare che 80 anni fa, quindi il 1941, l'Italia fascista portava in Slovenia, in Croazia, in Bosnia, in Montenegro, un regime di occupazione che sarebbe stato caratterizzato da una particolare brutalità nei confronti delle popolazioni locali. La mostra ha 54 pannelli, 200 immagini, essendo una mostra online se lo può permettere, 25 testimonianze d'epoca e 81 interviste ai maggiori studiosi dell'argomento. Insomma, è una mostra da vedere e ascoltare. Ve la consiglio quale strumento fondamentale per conoscere l'argomento di questa sera. Ecco, a questo punto io ho terminato, lascio subito la parola al professor Gianguido Vanzelli. Ecco, grazie. Gianguido, devi attivare il microfono. Scusate, ero mute, come dice una pubblicità. Stavo dicendo che il mio approccio è stato partendo da primi viaggi da diciottenne in cui ho attraversato l'ex Jugoslavia e poi il mio interesse per l'Ungheria mi ha riportato altre volte in questo paese, anche se ovviamente la lingua ungherese non ha niente a che fare con le lingue slave meridionali, cui appartiene sia il lato occidentale della penisola balcanica, quella sull'Adriatico, sia il lato orientale sul Mar Nero. In realtà, quando 25 anni fa ebbi l'incarico di occuparmi dello sfascio della Jugoslavia e con i suoi risultati linguistici dovetti affrontare una quantità di questioni, di argomenti, eccetera, che mi rivelarono che soprattutto il versante adriatico dei Balcani è di una complicazione forse paragonabile al Medio Oriente. Per esempio, il fatto che ci fossero queste varie lingue slave, sloveno, serbo-croato, che poi si stava sfasciando, come si erano sfasciati a livello politico le componenti della vecchia Jugoslavia, e il macedone, in realtà erano solo gli aspetti più vistosi di una situazione in cui convivono più di 20 etnie che parlano lingue diverse, una delle quali persino di origine caucasica. Ecco, però non voglio dilungarmi troppo, visto il tema di questa serata, e le mie competenze linguistiche saranno, spero, mantenute nella misura meno invadente possibile. Allora provo io ad aprire, a condividere il file, che è un file, una PPTX. Scusate. Questo. Poi provo il calice. Ecco, questo è il titolo. Per i riferimenti, diciamo, fondamentali, no, non indulgo autocitazioni, ma in realtà qui sacrifico anche molti degli storici che sono stati citati da Restelli. Comunque il titolo di questa serie di relazioni, no, si rifà sia a un film famoso degli anni 60, sia un libro che lo riprendeva come quello di Angelo
del Bocca, in cui il capitolo 11 è pertinente al tema di questa serata, cioè Slovenia, un tentativo di bonifica etnica. Naturalmente non si tratta solo di sloveni interessati dalle angherie degli italiani, ma sono stati effettivamente quelli che in maggior numero hanno subito vittime da parte delle truppe italiane. L'altro riferimento è quello di cui parlava poc'anzi Giancarlo Restelli, vale a dire questa mostra molto importante in cui ci sono storici già, per esempio Filippo Foccardi oppure Costantino Di Sante sono nominati da Del Bocca, e qui c'è almeno gli altri sono stati già forse nominati da Restelli. Abbiamo anche la presenza di un giovane Stefan Čok, un giovane sloveno che si è laureato a Trieste, che è una città che ospita una numerosa comunità slovena, come tutti gli italiani dovrebbero sapere, triestini compresi, e che adesso poi ha acquisito una PhD, un dottorato all'Università di Koper, che per noi è Capodistria. Qui non mi dilungo più tanto. Io parto da lontano un po' perché ritengo che il lato orientale del confine dell'Italia settentrionale non goda non solo dell'attenzione, ma anche delle conoscenze da parte della maggior parte degli italiani, talvolta persino di quelli che sono del nord-est dell'Italia, no? Rispetto al lato occidentale, vale a dire alla Francia, anche perché la Francia, l'Hexagone, è apparentemente molto semplice dal punto di vista etnico, etnolinguistico. Non lo è completamente, ma questo non è il tema della serata. Gli antefatti, io parto dal patto di Londra, più correttamente trattato di Londra, stipulato da pochissimi uomini politici all'insaputa del Parlamento italiano, che era neutralista, per fare un bel voltafaccia, il primo voltafaccia del secolo XX. Quindi nell'aprile del 1915 Sidney Sonnino, contando anche sulla sua competenza di inglese, contratta il passaggio di alleanza dell'Italia dagli imperi centrali fra le braccia della triplice intesa. E in cambio di questo tradimento, perché così si poteva chiamare, chiede dei cospicui ampliamenti territoriali che poi verranno spacciati anche sui libri scolastici recenti come una guerra per liberare le terre irredenti sotto l'Austria-Ungheria, no? Quindi Trento e Trieste. Questa è una carta che mostra le promesse fatte nel 1915, soprattutto dagli inglesi e dai francesi, insomma, ob torto collo. Però questa carta, per quanto bella, abbastanza chiara, non fa vedere che le ambizioni degli italiani erano molto più consistenti. Insomma, sulla costa dell'Adriatico, diciamo che arrivavano fino allo stretto di Otranto, cioè quindi l'Italia voleva un certo controllo su quello che è il Montenegro, sull'Albania e via dicendo. Sonnino poi, tutti questi accordi arrivavano fino alla Turchia, ma no, non mi allargo su questo fatto, no? Era un'ambizione fortissima, diciamo che alla fine puntava su Baku, cioè nell'Azerbaigian, ai pozzi petroliferi che allora producevano un terzo del petrolio mondiale. Cioè, questa era la speranza di questi
pochi uomini politici che gestirono la questione, che però trascinò l'Italia nella Prima Guerra Mondiale al fianco della Francia, della Gran Bretagna e della Russia. E per Trento e Trieste, a quanto pare, abbiamo perso 651.000 soldati, 589.000 vittime civili. Nel conteggio non sono comprese le vittime della Spagnola, fra cui la mia nonna materna. Di questo ha parlato ampiamente in un'altra occasione Giancarlo Restelli, per un totale, sono tutti calcoli un po' approssimativi, di più di 1.240.000 persone, vale a dire il 3,48% della popolazione italiana. E dove sono sepolti tanti di questi morti? Sono sepolti a Re di Puglia, che è un nome che ho sentito fin da bambino e che mi destava delle perplessità, perché è mai esistito un re della Puglia? E cosa c'entra la Puglia in provincia di Gorizia, nel Friuli? No. E qui sono sepolti più di 100.000 uomini, una sola donna, una croce rossina. In realtà Re di Puglia in sloveno è facilmente interpretabile come Sre di Poglia. Se c'è qualche esperto che mi sta ascoltando, naturalmente potrebbe farmi delle obiezioni, però io potrei contrattaccare, diciamo, con altri ragionamenti. Sre di Poglia vuol dire in mezzo al campo. Poglie praticamente in tutte le lingue slave vuol dire campo, no? Dà il nome alla Polonia, all'intera Polonia, e poi anche al Kosovo, che si chiama Kosovo Poglie, il campo dei merli, in italiano una volta si chiamava così, di cui parlerà poi più avanti Barberini. No? E quindi il toponimo sloveno più importante che abbiamo in Italia è Gorizia, che è la provincia, una delle province conquistate grazie alla Prima Guerra Mondiale. Gorizia vuol dire vigna, ma il significato originale è collinetta, piccolo monte. Gora è un termine che c'è in tutte le lingue slave, anche se pronunciato in modo un po' diverso. In russo si dice gorò, ma significa che gli slavi ce li abbiamo anche nell'Italia del nord-est. Quello che è successo, no, è che l'Italia non prevedeva la formazione della Jugoslavia, no? Non prevedeva tante cose che poi erano progettini spesso francesi, volti a ostacolare il ritorno della Germania nei Balcani, poi verso quella famosa strada, insomma la ferrovia che doveva arrivare fino a Baghdad, eccetera. No? E lo scherzo che viene fatto agli italiani è che a Versailles nel 19 ormai si è già formata alla fine del 18 la Jugoslavia, prima come stato di sloveni, croati e serbi, poi dal 1 dicembre del 18 già come regno dei serbi, croati e sloveni con la dinastia dei Karađorđe, e che viene confermato non solo per il peso franco-britannico, ma anche per l'intervento americano, cioè Woodrow Wilson. Siccome l'accordo era stato un accordo segreto, che poi nel 17, dopo la rivoluzione, era stato rivelato dai bolscevichi, che avevano messo anche, diciamo, in grande, chiamiamolo così, imbarazzo le potenze coinvolte, Wilson sembra voler scavare il terreno sotto i bolscevichi, perché si proclama difensore della diplomazia palese, quindi assolutamente ostile alla diplomazia segreta, e anche alla autodeterminazione dei popoli, no? Che era un altro dei capisaldi dei programmi bolscevichi. E quindi Wilson è estremamente contrario all'Italia, perché è un difensore della Jugoslavia,
che ancora non si chiama così, ovviamente, si chiamerà così dal 1929. E qui il nostro grande poeta, il cattivo poeta, come dice oggi un film appena uscito, Gabriele D'Annunzio, conia questo sintagma nominale, dicono i linguisti, la vittoria mutilata, che sarà uno dei caposaldi del movimento fascista. Poi, anche se qui non possiamo approfondire la questione. E c'è l'impresa fiumana, no? I legionari di D'Annunzio che vanno a Fiume finché le cannonate italiane lo convincono a sgombrare alla fine del 1920, perché intanto c'è il trattato di Rapallo del Vento firmato da Giovanni Giolitti. All'Italia va Gorizia, Trieste, Pola e Zara. Zara peraltro isolata, però i futuri jugoslavi garantiscono il movimento, insomma, un corridoio come quello che Hitler vorrà poi per arrivare a Danzica nel 1939. Il Montenegro è un interesse italiano sia anche per l'impresa di Bucari, eccetera, ma il fatto è che da molto tempo ormai abbiamo una regina Elena che è di origine montenegrina, appartiene alla dinastia dei Njegoš, che dall'Ottocento sicuramente domina questo piccolissimo paese. Allora la capitale era Cetinje, che anche oggi ha 16.000 abitanti, una delle capitali più piccole esistito in Europa, ma in realtà nell'Ottocento ne aveva 1.500, no? Poi adesso la vera capitale sarebbe Podgorica, però il presidente del Montenegro risiede a Cetinje ancora adesso, insomma. Quindi quando, ma insomma, personaggio interessantissimo, Elena Njegoš, 1,80 m contro 1,53 m di Vittorio Emanuele III, potremmo cominciare da fatti così, diciamo, superficiali, ma non è l'argomento in oggetto. Un cenno sull'Albania, anche perché qui fu coinvolto mio nonno, che nel 1915 partecipò alla, mio nonno paterno, mio omonimo, partecipò al salvataggio dell'esercito serbo che si era rifugiato in Albania e venne salvato dalle navi dei tre alleati più vicini, vale a dire francesi, britannici e italiani, che li trasportarono poi sull'isola di Corfù. La nave di mio nonno fu affondata da un sottomarino austriaco, c'era la flotta alla bocca di Cattaro, c'era, e molto efficiente, fra le più avanzate dell'epoca, e si salvò miracolosamente. Questa, l'occupazione dell'isola di Sassano, abbastanza ignorata, è praticamente proseguita con alcune interruzioni sia durante la Prima Guerra Mondiale, poi fino al 1947. È a 15 km di distanza da Valona, Vlor in albanese, che è una città che l'Italia voleva controllare. Fra l'altro è anche una zona cristiana in un paese prevalentemente musulmano e soprattutto anche cristiana cattolica, mentre nel sud, nell'Epiro, ci sono cristiani ortodossi. Trovo curioso che dal 47 al 97 passano 50 anni, gli italiani sono tornati sull'isola di Sassano, Sasan in Albania, in accordo con l'Albania ovviamente, per controllare il canale d'Otranto, cioè perché lì c'è proprio il confine, viene considerato, fra il mare Adriatico e il mare Ionio. Ecco, come dicevo prima, dal 6 gennaio del 1929 il regno dei serbi, dei croati e degli sloveni, i macedoni non venivano presi in considerazione, venivano dichiarati serbi meridionali, insomma, e diventa Jugoslavia.
un nome coniato proprio da un antenato della regina Elena, Petar II, nel 1851, per dire Jugoslavia come paese del sud, Juk, in tutte le lingue slave significa. Sì, i serbi croati lo pronunciano Jug, proprio come è scritto, mentre tutti gli altri slavi lo pronunciano Juk, per dire il sud, quindi la Slavia meridionale. Questo sembrava rievocare il progetto nato dall'ispirazione anche della rivoluzione francese, cioè l'idea della nazione, come se fosse esistita una nazione slava meridionale, perché l'impero francese aveva inglobato una parte dell'odierna Croazia con le province illiriche, e c'era stato un movimento che è arrivato fino al 1848 che si chiamava Panillirismo, prendendo il nome degli Illiri, antichi abitanti di una parte dell'odierna o ex Jugoslavia, che pensava di portare i confini di questo grande stato che si doveva formare da Beljak, che è il nome sloveno di Villach, in Austria, fino a Varna, quindi sul Mar Nero, in Bulgaria. Qui rapidamente, vedete, la Jugoslavia dalla Seconda Guerra Mondiale ad oggi, 41, 43, 45, 63, cambia nome praticamente quattro volte, da regno diventa una repubblica, prima democratica, poi popolare, poi socialista. Sono scelte dettate soprattutto dall'autorità di Tito. Poi Tito muore nel 1980 e inizia quel processo disgregativo che poi è consistito nella dichiarazione sprombattuto di varie repubbliche che erano diverse soprattutto per prodotto interno lordo. Il più alto era in Slovenia, seguito dalla Croazia, mentre la Serbia era abbastanza in basso, a parte il Kosovo che abbassava ulteriormente, con una differenza di 10-1 nel prodotto interno lordo, mentre i tre quarti dell'esercito mantenuto con questa tassazione che colpiva tutti, in particolare gli sloveni e i croati, era costituito da serbi, che praticamente spadroneggiavano, nonostante Tito per sé fosse di origine croato-slovena, nato in Croazia, e all'inizio, almeno durante il periodo della guerra, il primo periodo del dopoguerra, aveva formato una coalizione di varie etnie abbastanza rappresentative di gran parte degli abitanti di quella che era diventata la Jugoslavia. Quindi vedete a catena Slovenia, Croazia, Macedonia, Bosnia-Erzegovina, poi c'è la crisi del Kosovo, di cui parlerà Barberini, e arriviamo al 2003, quando scompare anche il nome Jugoslavia, perché Serbia e Montenegro si distinguono, si pone in un'unione statale che finisce tre anni dopo con l'indipendenza del Montenegro, Crna Gora, e così anche la Serbia si proclamerà indipendente da se stessa, insomma, che aveva conservato questo nome. L'ultima novità, non so se è stata percepita, nel 2019 la Macedonia si è chiamata Macedonia del Nord, cercando di porre fine a una lunghissima polemica con la Grecia, in cui c'è la Macedonia meridionale, e tutta la storia che i greci ritengono che il nome sia abusato da una popolazione slava. Spero di non farvi perdere tempo accennando a tre personaggi che collegano in qualche modo quest'area geografica con l'Italia. Niccolò Tomaseo forse oggi non è conosciutissimo, è stato un patriota italiano, ma era nato a Sebenico, che oggi si chiama Šibenik, come si chiamava anche allora, in croato. No? E,
che era appunto in contatto con questo principe del Montenegro, della famiglia della regina Elena, no? E l'inventore del termine Jugoslavia. Ai miei tempi Niccolò Tomaseo veniva ricordato per il suo dizionario della lingua italiana, il più grande, no? Concluso nell'anno della sua morte, però poi io ho trovato che in una lettera del 1871 Niccolò Tomaseo confidava che alla sera lui pregava, era molto cattolico, pregava in lirico, vuol dire nel croato della sua città, no, perché era fondamentalmente bilingue e trilingue, perché poi il tedesco era una lingua che veniva, ovviamente era una lingua di prestigio conosciuta, eccetera. Uno scultore italiano gli fece un monumento a Sebenico nel 1896 che venne distrutto nel 1945. A Venezia è rimasta la mano destra del monumento, mi sembra in una libreria di Pola ho comprato un'antologia poetica, Pola oggi si chiama Pula, no, di un certo Mihaljevic del 2009, e ho trovato nell'antologia una poesia di Niccolò Tomaseo, naturalmente in croato. Un altro personaggio che è scomparso forse senza molto rumore è stato Enzo Bettiza, che quelli della mia generazione conoscono soprattutto per la sua lunghissima collaborazione con Indro Montanelli. Un personaggio che non è mai stato nelle mie simpatie, però il suo libro Esilio del 1996 è molto interessante, perché parte dalle sue origini. Lui fino a 5 anni parlava croato, perché era serbo-croato più correttamente, non sviscero la questione terminologica, perché sua madre era montenegrina. Il padre era cittadino italiano, è rimasto anche cittadino italiano dopo la formazione della Jugoslavia, però parlava normalmente veneziano, che era la lingua della Dalmazia, parlata anche da moltissimi slavi. Se voi andate, insomma, Istria, Dalmazia, sentite parole veneziane nella parlata, anche leggendo il menù di un ristorante croato, trovate tante parole riconoscibili almeno da chi è stato nel Veneto. Per cui anche questo è stato un personaggio particolare, che ha avuto una lunghissima carriera italiana dopo essere fuggito, profugo, ma non fra i profughi dell'Alto Adriatico, vale a dire quelli fuggiti dopo le foibe, insomma, quindi Istria, Golfo del Quarnaro, ma da Spalato, insomma. Un terzo personaggio ancora vivente, Bettiza è morto a 90 anni, qualche anno fa, Demetrio Volci sta per compiere 90 anni. Naturalmente anche qui dico, quelli della mia generazione, almeno quelli che si vedono qui sugli schermi, se lo ricordano, no? Soprattutto come corrispondente della RAI da Mosca, ma era nato a Lubiana, perché i genitori erano in realtà sloveni italiani, ma erano fuggiti per paura dei fascisti, e così lui era cresciuto a Lubiana, pur essendo cattolico, frequentando una scuola ortodossa, quindi serba, e poi però è tornato nella terra dei suoi genitori e ha avuto una carriera giornalistica molto importante e anche una carriera politica. Demetrio Volcic è tornato a Trieste, che è la sua città di elezione. L'invasione italiana della Jugoslavia. Anche qui gli antefatti sono la formazione del patto tripartito Germania, Italia, Giappone il 27 settembre del 1940. Fra i primi a aderire
vi è proprio il regno di Jugoslavia, cioè preceduto da altri e seguito da altri ancora, cioè i paesi balcanici soprattutto, che si schierano, cioè aderiscono all'asse Roma-Berlino-Tokyo. Naturalmente qui i giapponesi, insomma, figurano anche se hanno una presenza diplomatica. Però due giorni dopo l'adesione del Regno di Jugoslavia, a Belgrado c'è un colpo di Stato che poi coinvolge la stessa famiglia di Karađorđević. E questo provoca la reazione dell'asse, perché sono antitedeschi e quindi dal 6 aprile 1941 comincia l'invasione della Jugoslavia da parte delle forze dell'asse, manca il Giappone, ma c'è l'Ungheria, la Romania e la Bulgaria, vedremo poi una carta. Subito dopo si forma uno Stato croato indipendente, Nezavisna Država Hrvatska, no? Stato indipendente di Croazia. E una settimana dopo arriva dall'Italia, dal lago di Garda, arriva Ante Pavelić, uno dei peggiori criminali di guerra che sia esistito durante la Seconda Guerra Mondiale. Ma vedete la data di nascita e morte, si è spento nel 1959, dopo aver passato un lungo periodo in Argentina, è subito accogliente del dottore Francisco in a Roma. No, il Vaticano ha svolto una funzione nel salvaguardare la vita a molti di questi personaggi, per carità cristiana si dice. Quello che mi ha colpito è che Papa Giovanni, cioè Papa Roncalli, gli abbia mandato una benedizione a Ante Pavelić, che era famoso per collezionare occhi di serbi dopo averli cavati dalle orbite dei malcapitati, no. Cosa che indignava persino i nostri criminali di guerra, non solo italiani, ma persino i tedeschi, che i tedeschi erano per gli ammazzamenti industriali, ovviamente, gli italiani erano più artigianali, ma tranne in qualche caso in cui hanno bruciato, legandolo a un palo o a un albero, qualche disgraziato sloveno, normalmente uccidevano la gente a fucilate, mentre i croati di Pavelić risparmiavano pallottole usando martelli, asce e ogni altra cosa che può infliggere ferite mortali a un essere umano. Il 18 aprile del 1941 è un blitzkrieg. Apparentemente tutta la Jugoslavia è in mano dell'asse italo-tedesca soprattutto, ma con dei pezzetti, insomma. Allora, vabbè, lasciamo perdere questo. L'invasione italiana della Jugoslavia avviene effettivamente con la formazione della provincia di Lubiana, che era un terzo della Slovenia, più di 300.000 abitanti. Slovenia era ed è un piccolo paese, significa che aveva 1 milione di abitanti circa, oggi li ha raddoppiati, ma resta un piccolissimo paese, no? Insomma, cioè, come Milano, come consistenza demografica. E la Germania si prende gran parte della Slovenia settentrionale, una piccola parte va anche all'Ungheria perché c'è una comunità ungherese nel Prekmurje.
Poi però, ci sono i trattati di Roma che ridimensionano la Croazia di Ante Pavelic, nostro grande alleato teoricamente, perché l'Italia pretende il governatorato di Dalmazia con le tre nuove province, cioè Zara esisteva già, si aggiunge Spalato e Cattaro su decisione di Benito Mussolini, insomma, no? E quindi si ritorna un po' all'accordo di Sidney-Sonnino, no? Qui si vede un po' la carta della provincia di Lubiana, cioè questa parte, però che comprendeva la capitale della Slovenia, quindi una città importante, una città anche bellissima, che gli italiani poi a un certo punto circondano completamente di filo spinato e passano in rassegna tutti gli abitanti, in particolare i maschi, sottoponendole a interrogatori, a vessazioni, torture e poi anche fucilazioni. Quindi non capisco come gli abitanti di Lubiana mi abbiano festeggiato quando. Cioè, sono persone effettivamente molto tolleranti. E questa è la parte più meridionale, che sulla carta sembra così, ma insomma con Spalato, eccetera, ma che va a ridosso del Montenegro, vedete, sembra, c'è una discontinuità territoriale, poi ci sono le grandi isole dalmatiche, ma si arriva poi all'Albania. Il crollo del regno di Jugoslavia, invaso dalle potenze dell'asse, comporta una situazione caotica, si può dire una forma anarchica, perché adesso in campo ci sono gli Ustascia, che significa in croato insorto, ribelle, che sono gli uomini di Ante Pavelic, che sono filofascisti, filonazisti. Ante Pavelic è stato addestrato da istruttori fascisti in Italia. Sono cattolici che tollerano l'Islam perché la Bosnia-Erzegovina va ad essere parte di questa grande Croazia, però sono dei persecutori nei confronti degli ortodossi perché c'è l'identificazione. Croato significa cattolico, bosniaco significa prevalentemente musulmano, serbo significa ortodosso. C'è una presenza anche del Vaticano col cardinale Marcone che continua a definirli scismatici, gli scismatici, sono gli ortodossi, no? Uno scisma dell'undicesimo secolo, non dopo Cristo. E così questi gli Ustascia massacrano serbi, ma anche gli ebrei, no? Su cui poi ci sono varie questioni. E i Romà, cioè, io non penso di offenderli se li chiamo zingari, più comprensibile, insomma. E formano uno dei più grandi campi di concentramento europei, il campo di concentramento di Jasenovac, che è di 200, era di 210 km quadrati. Qui morirono fra i 77.000 e i 99.000, i numeri sono tutti soggetti a controversie. L'altro lato era costituito dai cetnici, cetnici in serbo, che erano gli uomini di Draža Mihailović, monarchici e nazionalisti che volevano la restaurazione del regno, no? Erano contro l'asse, però il loro atteggiamento fu spesso piuttosto ambiguo, perché in alcuni casi collaborarono non solo con gli italiani, ma anche con i tedeschi. Draža Mihailović, su impulso di Tito, venne condannato a morte nel 1946, è stato riabilitato da un tribunale serbo nel 2015. E il terzo ramo era costituito dai partigiani, partisani in serbo-croato, gli uomini di Tito, Josip Broz, se volgarmente si dice nato non tanto da un matrimonio, ma dal fatto che un soldato croato ha messo incinta una cameriera slovena. Ma naturalmente queste sono definizioni piuttosto volgari. E lui è il capo dei comunisti,
io direi piuttosto degli stalinisti, anche se poi nel 1948 ci sarà la rottura con Stalin, perché lui sarà un piccolo Stalin, no? Sia pur con certe liberalizzazioni come l'autogestione a partire dagli anni 50 e via dicendo. Però è Tito quello che viene sostenuto dagli alleati. I monarchici di Mihailovic, per esempio, vengono snobbati nonostante Mihailovic evitasse di uccidere tedeschi, soprattutto per evitare le terribili rappresaglie, secondo il motto di Hitler, per un soldato tedesco ucciso 100 ostaggi, per un ferito 50 ostaggi, via dicendo. Che poi il principio di Hitler è stato ripreso anche dalle forze armate italiane, no? Che non hanno voluto essere da meno. Secondo alcuni, Tito è responsabile della morte di 1 milione di abitanti della Jugoslavia, ma fino al 1980, cioè non soltanto Seconda Guerra Mondiale e così via. L'Italia era entrata in guerra, no? Il 10 giugno del 1940, e ronzava sempre questo 8 milioni di baionette. 8 milioni di baionette non c'erano nelle caserme italiane, c'era circa 1,5 milioni. Poi cosa si fa con le baionette al tempo dei carri armati, dei bazooka, insomma, Panzerfaust tedeschi, eccetera. Però anche se l'Italia in realtà non riesce a mobilitare tanti uomini come ha fatto durante la Prima Guerra Mondiale, incredibilmente, però sono 1,2 milioni sparsi fra Africa, Balcani, Russia, non sul fronte nord-orientale come durante la Prima Guerra Mondiale, e nei Balcani ce n'è circa la metà, appunto. Non sono ben armati, qui c'è il fratello di mio nonno che forse non si poteva lamentare del fatto che era stato destituito, era un granatiere, e i granatieri italiani sono stati considerati i peggiori persecutori degli sloveni. Il mio prozio, che ho fatto in tempo a conoscere, ma che non parlava mai della guerra, era in Istria e poi è finito a Buchenwald e si è salvato. Sono sicuro che lui non ha mai fatto niente di male, non ha partecipato agli ordini di Roatta, che vedremo dopo. Insomma, mancavano i mezzi di trasporto, su questo mio suocero me ne ha detto di tutto, nei suoi 5 anni passati fra Albania e Grecia, e scarseggiavano le armi automatiche, perché poi tutto era basato sul fucile modello 91, cioè il Carcano 1891, siamo negli anni 40 del secolo scorso. È vero che con un fucile così è stato ammazzato John Kennedy, ma si dice, però insomma non era, al tempo dei mitragliatori, non erano granché. La provincia di Lubiana è quella che ha subito più pesantemente la presenza italiana, la presenza di soldati italiani, diciamo pilotati da veri criminali di guerra. 1000 fucilate, vedete, 8000 persone uccise, 30000 case bruciate, 800 villaggi totalmente devastati e 35000 abitanti, vale dire più del 10% della popolazione, è stata deportata nei campi di concentramento. Il principale era nell'odierna Croazia, cioè il campo di Arbe, Rab si chiama in croato, nel Quarnaro, dove c'erano circa 15000 internati che dovevano abbeverarsi con 3 rubinetti d'acqua, acqua erogata 6 ore al giorno, ma spesso per punizione non veniva data. Il cibo era insufficiente e almeno 4500 persone morirono di fame. Il tasso di mortalità, 19%, era superiore al lager di Buchenwald, quello vicino a Weimar, dove c'era anche il mio prozio, che era il 15%.
Gli altri campi di concentramento erano in Italia, pochi lo sapevano naturalmente, no? Perché alcuni erano stati costruiti per ospitare prigionieri russi, ma i prigionieri russi non arrivarono mai in Italia. Il campo di Gonars a Udine, per esempio, al primo trasporto internò 5.343 persone, di cui 1.643 erano bambini, erano tutti civili, tenete conto, non erano soldati. No? I soldati venivano ammazzati subito, insomma, o fucilati. No? Il campo di Visco è sempre in Udine, sono un paese piccolissimo, c'erano prigionieri sloveni, bosniaci e i montenegrini del Cattolo. Il campo di Monigo è a 3 chilometri dal centro di Treviso. No? Qui sono segnalati, per esempio, che sono morti 53 bambini, prevalentemente sloveni, che avevano meno di 10 anni. Oggi c'è dove erano prigionieri, c'è la caserma Codorina e c'è una sede del Benetton Rugby. No? Il campo di Chiesa Nuova sì, era un paesino vicino a Padova, oggi fa parte della città di Padova. Arrivò ad ospitare fino a 3.000 prigionieri. E ancora più lontano il campo di Renicci, comune di Anghiari, in provincia di Arezzo, si svuotò dopo l'8 settembre con una fuga generale, insomma, di persone, molte dei quali divennero partigiani in Italia. E per chiudere vi elenco alcuni criminali, pochissimi, rispetto ai 39 che sono stati individuati dalle autorità italiane, criminali di guerra. Vincenzo Cuiuli era tenente colonnello dei carabinieri, quindi disonore per i nostri carabinieri, era il comandante di Arbe nel 43, famoso perché girava sempre con una frusta in mano con cui frustava chiunque incontrava, erano uomini, donne e bambini. È stato forse l'unico criminale a pagare per le proprie colpe, anche se le notizie sono controverse, si sia suicidato tagliandosi le vene o sia stato fucilato, da secondo le autorità italiane, da partigiani. Alessandro Pirzio Biroli, forse qualcuno di voi l'ha sentito nominare, perché aveva una carriera etiopica con le lodi di Rodolfo Graziani, uno dei nostri massimi criminali, divenne governatore del Montenegro. E qui, per esempio, è solo un esempio, nel giugno del 43 fece fucilare 180 ostaggi perché 9 ufficiali italiani erano stati uccisi. Pur essendo il suo nome depositato all'ONU fra i criminali di guerra, non è mai stato né processato né condannato. Viveva a Ciampino ed è morto a Roma nel 62. Una cosa che si ripete poi spesso. Mario Robotti è rimasto famoso per aver detto «si ammazza troppo poco». Fu lui il comandante del rastrellamento della Slovenia che portò all'uccisione di qualche migliaio di persone, fra cui anche civili, fra cui anche donne. Era lui che aveva strangolato Lubiana. E fedelmente applicava quello che il comandante suo supremo, Mario Roatta, aveva scritto nella circolare 3C del 1 marzo del 1942, che si riassume almeno su 3 principi fondamentali: incendiare case e interi villaggi, fucilare gli ostaggi, deportare i civili. Roatta era stato un comandante fascista nella guerra di Spagna. Ed era stato lui a perdere la battaglia di Guadalajara nel 1937, dove è morto un mio zio, cognato di mia madre. Passato alla storia anche della famiglia come camicia nera, mentre poi nei documenti di famiglia abbiamo scoperto che non era affatto stato un volontario camicia nera, non era né fascista né volontario, ma costretto ad andare
obbligato ad andare a partecipare a una battaglia. Dall'altra parte c'era la divisione Garibaldi, e quindi è stato il primo scontro di guerra civile, no, fra italiani. Dopo questa bella figura, oltretutto lui si occupava dei servizi segreti, sembra anche responsabile dell'uccisione dei fratelli Rosselli, sempre nello stesso anno in cui lui aveva perso la battaglia di Guadalajara, e poi diventa comandante della provincia di Lubiana. È lui che emette la famosa, per chi è dentro queste cose, circolare 3C con quei contenuti. Nel 1945 fugge da Roma attraverso il Vaticano e arriva in Spagna, e ci resta lì sempre con l'accoglienza di Francisco Franco, che naturalmente si ricordava della sua collaborazione nella guerra civile, però fu amnistiato e è tornato nel 1966 a Roma. Un po' tardi, ma insomma. Per chiudere, faccio vedere in soli due riquadri, direi, l'impunità all'italiana. Riguardo a questi crimini di guerra, no? Che sono stati proprio messi come polvere sotto il tappeto. Facendo un confronto, cioè io ho individuato una somiglianza fra Mario Roatta, criminale di guerra, e Amerigo Dumini, criminale fascista. No? Com'è che scampano questi criminali? Perché da una parte c'è la famosa amnistia Togliatti del 1946, che viene richiamata fino agli anni 50, per perdonare chi aveva compiuto misfatti fino al 1948, fra l'altro, no? Solo durante la Seconda Guerra Mondiale. Allora, Alcide De Gasperi è rimproverato da Angelo Del Bocca per essere uno degli autori di questo occultamento, anche di prove, di provvedimenti nei confronti di questi criminali italiani. Però Alcide De Gasperi, su pressione degli alleati, che altrimenti avrebbero preso in mano le cose, formò una commissione che tirò avanti per circa 6 anni, individuando appunto 39 criminali che ho citato di numero. Però nel 51 la commissione venne sciolta e la procura militare archiviò tutte le pratiche. Non se ne faceva più niente. Non se ne è fatto niente. Perché confronto Dumini e Roatta? Dumini era nato negli Stati Uniti, era un cittadino americano che ha perso la cittadinanza venendo a fare la guerra, la prima guerra mondiale in Italia. È famoso prima di uccidere Giacomo Matteotti, cioè non lui materialmente, ma uno dei suoi 4 scagnozzi con cui venne rapito Giacomo Matteotti nel 24. Di solito si presentava dicendo: mi chiamo Amerigo Dumini, mi raccomando l'accento sulla U, e ho ucciso 11 persone. Un uomo che ha avuto una vita avventurosissima, che ci porterebbe via troppo tempo se volessimo analizzarla. Allora, difeso dal Roberto Farinacci, il RAS di Cremona, che aveva copiato una tesi di laurea in giurisprudenza, venne condannato a qualche anno di carcere, di cui scontò 5 mesi in epoca fascista. Dopo la guerra, dopo essere sopravvissuto a traversie incredibili dalla Libia, poi con gli alleati, eccetera, proprio per il fatto che lui parlasse inglese, naturalmente, gli è tornato comodo, insomma, durante la Seconda Guerra Mondiale, ha avuto 6 anni di carcere nella Repubblica Italiana. Però nel 1953 è stato amnistiato e addirittura graziato nel 56. Dovremmo andare a vedere chi ha firmato addirittura la grazia, il Presidente della Repubblica. È morto a Roma nel Natale del 1967, perché ha preso una scossa elettrica con una lampadina.
Mario Roatta invece è morto ottantenne nell'Epifania del 1968, anche lui a Roma. A 2 settimane di distanza sono deceduti questi 2 illustri personaggi. Questa è stata la mia scelta per la chiusura. Ecco, quindi adesso mi taccio e passo la parola. La parola ad Antonio Barberini. Io faccio un salto di 50 anni, dagli anni 40 andiamo agli anni 90, le guerre balcaniche venivano considerate come il prodotto ineluttabile degli odi storici che opponevano serbi, croati, sloveni, macedoni e così via. Ma in realtà, se noi ripercorriamo la storia, vediamo che queste guerre coincidono sempre con o le 2 guerre mondiali, Manzelli ha raccontato molti aspetti, no, di come siano state le 2 guerre mondiali che hanno prodotto drammi giganteschi nei Balcani, la nascita della Jugoslavia, la disgregazione della Jugoslavia, la rinascita della Jugoslavia nel 1945. Anche qui suggerisco un riferimento utile da un punto di vista storico, no? Si dice 3 indizi fanno una prova, il rapporto molto stretto che esiste tra le vicende della Jugoslavia e la Germania, più in generale, se volete, l'Europa. La Jugoslavia nasce nel momento di massima debolezza della Germania, sconfitta dopo la Prima Guerra Mondiale, e si forma la Jugoslavia. Nel 1941 la Germania all'apice invade la Jugoslavia e la fa a pezzi assieme all'Italia. Nel 1945, crollo della Germania, sconfitto, rinasce la Jugoslavia, stavolta la Jugoslavia di Tito. 1989, siamo nuovamente nel momento di uno dei momenti, no, di massima forza della Germania dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, ed ecco che la forza della Germania coincide ancora una volta con l'avvio del processo di disgregazione della Jugoslavia. All'epoca, osservatori di cose della Jugoslavia fossero gli interessi dell'Italia. Molto meglio avere ai confini orientali una piccola Slovenia piuttosto che non una Jugoslavia, che comunque era. E poi naturalmente il Vaticano, che aveva l'interesse alla disgregazione della Jugoslavia per ridare alle 2 regioni cattoliche, la Slovenia e la Croazia, l'indipendenza, diciamo così, dal dominio della Serbia, dal dominio di Belgrado. Ma per capire appunto la disgregazione della Jugoslavia degli anni 90 e poi arrivare rapidamente alla guerra del Kosovo, dobbiamo ricordare cos'è stato il triennio 89-91. Arrigo Cervetto diceva, no? Triennio 89-91 si è prodotto in Europa i risultati equivalenti a quelli di una terza guerra mondiale. Cioè, finita l'Europa di Yalta, la vera spartizione, Stati Uniti, Unione Sovietica, che si spartiscono l'Europa per dividere la Germania e rinviare il più a lungo possibile il ritorno sulla scena politica mondiale, e 89-91 è giusto il periodo che va dall'evento emblematico, il crollo del muro di Berlino, fino a dicembre del 91, il crollo dell'Unione Sovietica. La fine dell'Europa di Yalta, così come la Jugoslavia di Tito era stata un prodotto
della Seconda Guerra Mondiale, no? Ricordiamo la spartizione dei Balcani tra Churchill e Stalin, e appunto la Jugoslavia in questa spartizione veniva divisa 50 e 50, cioè Churchill e Stalin decidono il non allineamento, che sarà poi la politica di Tito, quindi, che aveva delle cause, diciamo, ben più rilevanti dell'abilità indiscussa del capo politico della Jugoslavia. Ma, dicevo, la Jugoslavia nasce dalla spartizione di Yalta. Quando finisce il sistema di Yalta, finisce la Jugoslavia e, ripeto, grazie all'appoggio decisivo della Germania, dell'Italia, cioè dell'Europa, e del Vaticano, possono partire in Jugoslavia quelle guerre, tre guerre balcaniche, che poi alla fine produrranno i risultati che sappiamo. Le tre guerre balcaniche sono la guerra della la Slovenia, si separa facilmente, anche perché in mezzo tra Belgrado e la Slovenia c'è la Croazia, ma la crisi balcanica, la crisi della Jugoslavia, è l'occasione per Milosevic, capo della Serbia, per rilanciare il disegno della Grande Serbia in opposizione alla disgregazione della Jugoslavia. Questo disegno passa attraverso tre guerre che vengono combattute. La prima è la guerra per le Craine, mi scuso con Manzelli per la pronuncia, le Craine erano i confini militari dell'impero austro-ungarico, dove c'era una forte presenza di serbi, e la prima guerra balcanica è la guerra tra Serbia e Croazia per le Craine. Dopodiché c'è la guerra di Bosnia, che richiama per certi aspetti la Seconda Guerra Mondiale, perché ci sono tre attori che sono appunto i serbi ortodossi, i croati cattolici e i bosniaci musulmani. Ed è una guerra terribile, alla fine della quale viene deciso con gli accordi di Dayton la divisione della Bosnia in due parti, una Bosnia, diciamo così, croato-bosniaca e una Bosnia serba, e una situazione di instabilità che dura tuttora oggi, nel senso che la Bosnia sta in piedi con i contributi che arrivano dall'Unione Europea e via via, perché è una entità che non ha una base economica adeguata. Per dire, le conseguenze delle guerre balcaniche continuano tuttora. E poi naturalmente c'è la guerra del Kosovo, diciamo che rappresenta però per arrivare alla guerra del Kosovo era importante ricordare questo quadro, importante ricordare il quadro per uscire dai luoghi comuni secondo cui nei Balcani ci sono questi odi secolari che impediscono alle popolazioni balcaniche di vivere pacificamente tra di loro. Non ci fossero stati due guerre mondiali e l'89-91, l'equivalente di una terza guerra mondiale, le guerre balcaniche non ci sarebbero state. Quindi non è un problema né etnico né storico, è un problema. Siamo nell'epoca dell'imperialismo, lo scontro tra le grandi potenze si concentra poi sulle aree di maggiore tensione. I Balcani sono sicuramente una di queste aree, e naturalmente non è un caso, no, che in Italia le guerre balcaniche venissero percepite a volte come guerre di religione, perché è evidente che i croati cattolici hanno tutto l'interesse nell'opporsi ai bosniaci musulmani e ai serbi ortodossi di usare la bandiera della religione, avendo dietro tutto il mondo cattolico. E lo stesso vale per la Bosnia, che cerca di tirarsi dietro il mondo musulmano, e per la Serbia, naturalmente, che ha il grande alleato ortodosso nella Russia. E quindi, però, ancora una volta, noi sappiamo bene, no, che le guerre di religione sono in realtà guerre per l'interesse delle potenze grandi e piccole,
che se possono usano la bandiera religiosa, che è la bandiera più efficace in assoluto per portare i popoli, perché non richiede nessuna spiegazione. Non è che dovete spiegare a un cattolico croato perché bisogna combattere i bosniaci ortodossi, i bosniaci musulmani o i serbi ortodossi. Arriviamo alla guerra del Kosovo. Quindi gli anni 90 sono gli anni del passaggio dall'epoca del mondo bipolare, anche se poi in realtà non era proprio solo bipolare, comunque Yalta, diciamo così, l'accordo USA-URSS per la spartizione dell'Europa, finisce l'Europa di Yalta, si accelera il passaggio verso un mondo multipolare, nel quale naturalmente l'Europa, che era quella più avvantaggiata dal crollo dell'Unione Sovietica, l'Europa accelera il cammino per diventare dalla Comunità Economica Europea, qual era prima degli accordi di Maastricht, diventare l'Unione Europea. Maastricht è il trattato che segna la nascita dell'Unione Europea e soprattutto segna l'inizio del cammino. Il 99 è un anno cruciale per la storia dell'Unione Europea, perché l'anno è il primo gennaio del 1999, nasce l'euro. Il marzo, aprile, maggio del 1999 c'è la guerra del Kosovo, che è la prima guerra europea. La prima guerra, cioè, combattuta, allora, 41-43, gli aerei italiani e tedeschi bombardano Belgrado, 1999 gli aerei della Luftwaffe tornano a bombardare Belgrado assieme agli aerei italiani. E quindi è la guerra del Kosovo, naturalmente, è una guerra che ha un'importanza che va al di là, no, della posta in gioco. Non possiamo entrare nei dettagli, ma comunque sia, no, a grandi linee, il Kosovo, ricordiamolo, Manzelli diceva prima, Kosovo Polje, no, che è il nome del luogo, il Kosovo è il cuore della storia e della religione dei serbi, perché nel Kosovo ci sono i grandi santuari della religione ortodossa. A Kosovo Polje si combatté nel 1389 la grande battaglia che vide il massacro della nobiltà serba da parte degli ottomani. E la Serbia è l'unico paese che nella sua storia, che riconduce le sue origini alla più gigantesca sconfitta della sua storia, perché nel 1389 appunto la nobiltà serba... Quindi il problema è che però nel frattempo la storia di quella regione ha prodotto la progressiva immigrazione nel corso dei secoli in Kosovo di una quota rilevante di popolazione albanese, col risultato che negli anni 90 il 90% della popolazione del Kosovo era albanese, e questo imponeva ai serbi naturalmente una dura repressione per impedire le tendenze indipendentiste del Kosovo, e quindi una situazione di repressione da parte dei serbi che giustifica naturalmente la lotta dei kosovari per la loro indipendenza. Nel 96 nasce l'UCK, vale a dire l'esercito di liberazione del Kosovo, e anche qui per dire come le grandi potenze riescono ad utilizzare tutte le situazioni a proprio vantaggio. L'UCK fino al 97 viene considerata dagli americani e dagli europei un'organizzazione terroristica. Dopodiché, nel momento in cui si intravede la possibilità di usare il Kosovo per indebolire la Serbia, alleata dell'Unione della Russia, prima dell'Unione Sovietica certamente, ma poi nel 97-98 della Russia, ed ecco allora che torna buona anche la lotta di indipendenza del popolo kosovaro, e che allora viene utilizzato per
prima per cercare di ottenere degli accordi di pace che vengono presentati nel marzo del 99 agli ortodossi, di fatto chiedendo agli ortodossi una resa senza condizioni, sapendo che gli ortodossi avrebbero rifiutato e che questo avrebbe creato le condizioni per la guerra del Kosovo, che consiste, la guerra del Kosovo è sostanzialmente una guerra aerea nel corso della quale gli aerei europei, americani, in prima fila gli aerei italiani, e non solo, sono le basi italiane quelle da cui partono gli aerei americani e via via per andare a bombardare prima i serbi in Kosovo, ma poi soprattutto la Serbia. E si parla di svariate migliaia di morti a causa dei bombardamenti euroamericani, bombardamenti sotto la copertura della NATO. Ma qui c'è un'altra osservazione da fare, ed è come viene presentata la guerra del Kosovo. La guerra del Kosovo è la prima guerra che viene definita come guerra umanitaria. E qui dobbiamo fare un passo indietro. Perché la guerra del Kosovo viene presentata come una guerra umanitaria? Noi abbiamo definito due grandi guerre del multipolarismo negli anni 90, la guerra del Golfo contro Saddam Hussein e poi la guerra la guerra del Kosovo. Allora, chi erano i capi dei governi che erano alla testa della coalizione euroamericana per bombardare la Serbia? Erano tutti i capi della sinistra internazionale. Negli Stati Uniti c'era Clinton, in Gran Bretagna c'era Blair, in Germania c'era Schröder, in Italia c'era D'Alema. L'unico ex comunista che è andato al governo è quello che ha gestito l'unica guerra, se vogliamo, importante fatta dall'Italia nel corso del dopoguerra. Cosa di cui leggevo la visione, naturalmente ognuno è libero di essere fiero di quello che vuole. Comunque, a proposito di italiani brava gente, la guerra del Kosovo è il tentativo di trasformare gli europei, quindi gli europei brava gente, gli euroamericani, anche gli Stati Uniti, perché sarebbe che per difendere i poveri kosovari fanno una guerra apposta in nome, diciamo così, del popolo kosovaro, insomma. Quindi non è una guerra come per la spartizione dell'Europa, per ridimensionare la Russia, per mettere sotto la Serbia. No, è una guerra umanitaria. Perché? Perché i bombardamenti erano fatti in nome della difesa. E qui, naturalmente, siccome erano tutti di sinistra, ecco che automaticamente italiani brava gente diventa europei brava gente, euroamericani brava gente, e da quel momento inizia la fortuna delle guerre umanitarie, perché da quel momento in avanti non ci sono più guerre che non siano umanitarie, nel senso che tutte le guerre si fanno per delle grandi cause, per cui, e allora nel 2003 la guerra in Iraq per andare a scovare le armi di distruzione di massa che erano un pericolo terribile per l'umanità, e via via, insomma, no? Nell'Afghanistan per andare a ridimensionare i talebani, andare a cercare i terroristi, e quindi, cioè, da quel momento tutte le guerre diventano, e quindi questo è, e concludo non prima di aver ricordato che c'è un tentativo patetico dalla parte estrema della sinistra italiana, che era comunque, che faceva parte del governo D'Alema, che sarebbe, questi si arrampicavano sugli specchi per dire che in realtà l'Italia dava solo le basi, quindi era solo un aiuto logistico. I piloti italiani non si erano macchiati le mani di sangue bombardando la popolazione di Belgrado, che so io, insomma. E questo per dire, diciamo, la forza dell'ideologia. E ripeto, per dire come la storia di italiani brava gente, penso che ce la trascineremo dietro ancora a lungo, anzi, che destinata ad avere un brillante futuro trasformandosi in europei brava gente.
Poi che un barcone con 130 migranti per 26 ore abbia lanciato l'SOS sperando che la civile Europa, nel momento in cui delle moto vedete, questa l'ho letta, una lettera di una signora a Repubblica che osservava giustamente nei giorni in cui questi poveri disgraziati venivano abbandonati a morire di fame, di sete, annegati nel Mediterraneo, le motovedette della Guardia Costiera seguivano la sorte della balena nel Mar Ligure e le motovedette giravano attorno alla balena per assicurarsi che la balena stesse bene e naturalmente non c'era una motovedetta per andare a salvare. E allora, a proposito, il razzismo degli europei, perché naturalmente l'interrogativo è: fossero stati 130 milanesi, cosa sarebbe, li avremmo lasciati là? Fossero stati 130 parigini, 130 berlinesi? E questa è la dimostrazione appunto di come da italiani brava gente stiamo viaggiando verso gli europei brava gente, però con le stesse mani piene di sangue che hanno segnato la storia dell'imperialismo italiano, pur imperialismo straccione, e adesso parte di un imperialismo di dimensioni ben più rilevanti, come è appunto l'imperialismo europeo. Finito. Bene, allora ringraziamo i relatori. È arrivato un intervento di Mezzenzana Giuseppe, di cui una prima parte molto breve che dice: occorre ricordare i 40.000 militari passati con i partigiani nella Brigata Italia in Dalmazia e Croazia e nella Brigata Garibaldi in Montenegro, che hanno riscattato l'onore dell'Italia. E questo, diciamo, è la prima parte di questo intervento. E poi c'è una cosa, è proprio il racconto, da quello che ho capito, di Mezzenzana Giuseppe, e quindi penso parente di Roberto, in cui magari leggo una prima parte, vediamo se riesco. Eccolo qua. Dice: a seguito dell'armistizio si delinea un movimento antitedesco, di conseguenza favorevole ai partigiani jugoslavi, ai quali molti militari italiani hanno già consegnato le armi volontariamente. Il capitano Francesco Elia, dei CCRR di Spalato, è passato con i partigiani con molti dei suoi carabinieri. Nello stesso giorno il tenente Ilare Mongilardi del 4 Bersaglieri, il sottotenente Edmondo Leone del 6 Battaglione Mitraglieri di CA, di cui faccio parte, compiono la stessa scelta, come il sottotenente carrista Antonio Giordano, portatosi al seguito un nucleo di militari ben armati ed equipaggiati. Poi dice: perché questa scelta? Il 25 luglio 43, 45 giorni prima, era caduto il governo fascista. Una fine grottesca e meschina, che in Italia era stata quasi ovunque salutata dalla gente come una attesa liberazione. Molti militari italiani in quei giorni meditarono sugli avvenimenti e percepirono più chiaramente gli inganni e le menzogne loro propinate, che dal punto di vista militare suonavano come tradimento vero e proprio, perpetrato dal governo fascista attraverso lunghi anni di inutili sofferenze. Ecco tante motivazioni e spinte che originarono quella scelta fatta da noi militari italiani in Jugoslavia e all'estero in quell'8 settembre 1943. Che fu per la maggior parte di noi un grande perentorio no ai tedeschi, scegliendo le sofferenze della prigionia da parte di altri militari italiani
piuttosto che la collaborazione con loro e con il nazifascismo. E niente, poi prosegue ancora, ma forse è caso di vedere se, se ci sono, però vedo che non arrivano altre domande. Scusate un attimo, che do un'occhiata. È arrivato. No, quindi direi che posso anche finire di leggere questo. Per molti di noi fu la scelta di lotta contro i tedeschi per il riscatto dell'onore del popolo italiano, infangato soprattutto all'estero dalle vergognose guerre di aggressione fasciste e per la libertà dei popoli. Occorre sottolineare che la scelta delle armi contro i tedeschi per molti ufficiali e soldati rappresentò poi un ruolo determinante la difesa della propria dignità di militari e di uomini fedeli agli ordini ricevuti, magari poco chiari e intempestivi, e la volontà di non sottostare alle minacce e all'imposizione a mano armata operate dai tedeschi dopo l'8 settembre 43, così come per altri militari concorse alla scelta una certa aria di antifascismo e di amore per la libertà respirata, nonostante tutto, nelle proprie case prima della guerra. La storia del battaglione Garibaldi si formò a Spalato, in Dalmazia, con 350 uomini, la maggior parte carabinieri, e un buon nucleo del 4 Reggimento Bersaglieri, di cui facevo parte. È una storia, un cammino, dall'8 settembre 1943 all'11 luglio 1945, che si snodò attraverso i monti, le pianure e i boschi della Dalmazia, della Bosnia Erzegovina, della Shumadia, Serbia, Srem, Slavonia e Croazia, del Sangiaccato fino ai confini del Montenegro. È una storia fatta di tante cruenti battaglie, di durissime marce, di stenti, di sacrifici e di fraternità, di lotta coi partigiani e col popolo jugoslavo slavo contro il comune nemico, il nazifascismo. E c'è una foto di Giuseppe Mezzenzana, e quindi questa, da quello che ho capito, è una testimonianza diretta. Un'ultima cosa però è Giuseppe era mio padre, mi ha scritto adesso Roberto Mezzenzana, era padre di Roberto. No, volevo aggiungere che ovviamente assolutamente molto significativa e utile, no, la testimonianza, il riferimento ai soldati italiani che combatterono poi coi partigiani. È lo stesso ragionamento che occorre fare quando naturalmente noi si denuncia la Wehrmacht, i nazisti in Italia, le stragi e via via, ma nello stesso tempo bisogna ricordare che l'esercito tedesco ha avuto 100.000 disertori e che in Italia sono stati migliaia e molti di questi disertori sono andati a combattere coi partigiani, insomma, no? Per il 25 aprile abbiamo ricordato la Banda Mario. Nella Banda Mario, oltre a somali, etiopi, e c'erano russi, c'erano inglesi, c'erano jugoslavi. E quindi per dire che la resistenza è stata un terreno sul quale molti, no, soldati, operai, contadini e così via, andare per un mondo diverso e migliore, insomma, no? Uniti spesso da un ideale internazionalista, vale a dire che traspare dalle caratteristiche, ma anche dalle scelte, senza dimenticare poi i 600.000 soldati italiani, gli IMI, che rifiutarono il giuramento, rifiutarono di arruolarsi nella Repubblica Sociale e pagarono il prezzo di essere poi internati in Germania e così via. Quindi, diciamo, no, ci sono una serie di
episodi che vanno giustamente ricordati, come faceva l'intervento che hai letto, insomma, ecco, che sicuramente è molto utile ed efficace. Bene, direi che allora altre domande o interventi non ne vedo. Intanto comincerei a ricordare che la prossima, intanto richiamo ancora questo che è la mostra con l'occupazione italiana in Jugoslavia, che io ho dato un'occhiata e siccome l'ho saputo solo oggi che c'era veloce, la guarderò meglio, ma senz'altro è interessante. Poi, vediamo, ecco qua. Come l'altra volta ricordo che sul sito del Centro Buonarroti c'è una pagina dedicata a questa serie e qui dentro potete trovare tutti i link per anche le conferenze precedenti e oltretutto c'è anche una sezione con dei link al sito Restelli Storia dove ci sono parecchie pagine dedicate a questi argomenti. L'ultima cosa, ne aveva già accennato Giancarlo, che l'ultima conferenza di questo ciclo si terrà venerdì 11 giugno e sarà la presentazione del libro Il colonialismo italiano in Africa tra passato e presente di Anna Di Sapio e Marina Medi. Quindi io non ho più niente da dire, visto che non ci sono altre cose, se nessuno ha delle cose da aggiungere, direi che si può anche concludere.